Ma buongiorno mondo e benvenuti in questo mio video cuscinetto. Sì, è un video cuscinetto perché ultimamente non sto facendo cicloviaggi, avventure, trekking che sono solito a portarvi qui sul canale, però sono una di quelle persone alle quali non piace starsene con le mani in mano a non fare proprio niente. Perciò sto sfruttando l'occasione di questo momento un po' di calma dalle avventure per realizzare una luce ambiente che è da un po' che voglio mettere in questa parete qua della mia cucina. Sì, perché questa qui è la mia cucina, come sentite passano le macchine mentre registro, c'è un eco da far paura, quindi non è uno studio, non ho uno studio per registrare queste cose. Ma bando alle ciance, vi racconto cosa sto cercando di realizzare. Ho cominciato a guardare un po' in rete per prendere un po' spunto, perché la cosa che mi piace fare è proprio realizzare la luce, non comprarla già fatta. Primo, perché costano troppo per il mio povero portafogli, e secondo, perché proprio mi piace lavorare e mettere a mano l'idea e creare qualcosa da, diciamo, zero, non da zero, ma con dei materiali. La prima cosa nella quale mi sono imbattuto sono le luci Nanoleaf, che sono delle luci modulabili, componibili, belle da vedere, di impatto visivo. Ho provato a farne una con la mia stampante 3D per vederne la resa, e questo è quello che ne ho ricavato. Questo qui è il primo prototipo della luce Nanoleaf, che ha un po' di fili volanti, ma solo appunto per fare la prova. Dentro gli ho messo delle luci RGB, dei LED RGB. Vi faccio vedere, non credo si veda molto perché ci sono tutte le luci accese adesso, ma posso provare a farvela vedere dopo con le luci spente, l'effetto così è verde. Ma se cambio uno di questi fili, ad esempio metto questo, così la vedete rossa. Però non mi soddisfava molto la resa che aveva. Sì, bella, magari poi la farò, ne farò altre da per creare la composizione, varie scritte e tutto quanto, però non ero così convinto. Per fortuna la mia manager Simona mi ha dato una bellissima idea di realizzare una di quelle scritte che simulano le scritte al neon delle insegne, delle vecchie insegne, che sono tornate di moda ultimamente. Molti creator ce le hanno alle spalle con i loro loghi e le loro scritte, quindi chi sono io per non farla e realizzarla? Perciò mi sono messa all'opera, ho studiato un attimino e ho comprato la striscia LED, quella che simula il neon. L'ho presa di colore blu perché è il mio colore preferito. Ne ho presi 5 metri, è flessibile, in modo da poter realizzare scritte un po' strane, un po' complesse. Anche se a me le cose troppo complesse non piacciono, mi piacciono le cose semplici. Quindi in questo momento sono in questa situazione. Devo capire come realizzare una scritta che sia piacevole, che sfondo usare, perché molti usano il plexiglass trasparente per fare proprio l'effetto neon. Però stavo studiando qualcosa di un po' diverso, ma iniziamo con il cercare almeno un font. Perché devo cercare un font per scrivere Hijab? Ovviamente, cosa volete che scriva nella mia insegna? Hijab. Perciò vi faccio vedere dove vado a cercare io i font, solitamente sul sito Da Font, dove puoi fare anche una prova di anteprima del font prima di scaricarlo, e ci vediamo tra poco appena ho scelto il font. Spero che il font che ho scelto vi piaccia, perché a me piace molto, perché è bello lineare, pulito, senza troppi arzigogoli. Anche se, a dire la verità, quelli con la calligrafia a mano mi piacevano molto, ma ho paura che la scritta Hijab non renda, quelle lì vanno bene su scritte un po' più lunghe, con lettere maiuscole e minuscole. Perciò ho fatto la mia scelta, anche perché ho in testa un progetto che adesso dovrò realizzare, perché questa sarà la parte un po' più difficile. Riportare al CAD quella scritta con quel font per creare il pannello che poi sarà il supporto per la mia striscia LED, con gli incastri giusti, le scritte giuste, gli spazi giusti,
Perciò mi metto al lavoro al CAD. Non senza qualche difficoltà, ma avete visto anche il progetto al CAD, sono riuscito a realizzarlo e mi sembra venuto carino, spero che piaccia anche a voi, a me piace perché ovviamente l'ho disegnato io e per me, quindi secondo i miei gusti. Non so se avete notato che ho fatto qualcosa di un po' di spessore maggiore, il pannello dietro, quindi penso che immaginiate che non lo realizzerò con il classico plexiglass come fanno tutti, trasparente, anche perché secondo me è un po' difficile nascondere i fili dietro, mi piacciono le cose che vengano belle pulite, ma lo realizzerò, essendo fili di falegname, in legno. Quindi ora vado in magazzino da mio papà a vedere se riesco a recuperare qualcosa di riciclo, perché mi piace anche riciclare materiali, non usare legni nuovi, magari presi da qualche mobile da discarica. Quindi ora mi cambio, mi preparo, salto in macchina e vado da mio papà. E come mia consuetudine sono in perfetto ritardo, sono in ritardo come al solito. Mio papà mi sta già aspettando in magazzino, sto andando, come vi dicevo, a vedere se trovo da lui un po' di legno, di materiali di recupero, delle misure giuste per poter fare questo pannello con la scritta a LED che simulerà il neon. Se trovo i materiali giusti li porterò al Davans, che mi li taglierà una parte con la fresa CNC, una parte con il laser sempre CNC, e vediamo se riesco a farne venire fuori una cosa un po' carina da mettere dietro ai miei sfondi. Quindi vi faccio sapere cosa trovo di materiali. Buongiorno. Buongiorno. Sì, sono venuto a scroccare legno. Dimmi tu che misura, che cosa vuoi. Sì, c'è di tutto. Oh, ci vediamo giovedì mattina. Operazione recupero del materiale di recupero, secondo me è andata a buon fine, perché non so se avete intravisto che ho caricato in auto un po' di pannelli che ho appunto recuperato da vecchi mobili o testate di letto che non sarebbero mai più stati utilizzati e sarebbero finiti magari o al macero in qualche discarica, quindi abbiamo fatto anche un po' di riciclo. E ovviamente sono un po' dei pannelli rovinati essendo roba vecchia, ok, ma secondo me ne viene fuori un bel lavoretto, anche non solo per le prove di taglio ma anche per la versione definitiva, perché un paio di pannelli di noce li ho recuperati e sembrano carini, anche se sono con dei segnetti, dei buchi, dei magari qualche chiodino vecchio, ma staremo a vedere, ma che vada poi
prenderò altri pannelli, ma questi qua secondo me ci daranno già delle belle soddisfazioni. Quindi non mi resta che affidarli al buon Davanz e alla sua esperienza di taglio CNC e laser. Lo so, adesso siete curiosi perché i pannelli li avete solo intravisti mentre li caricavo, ve li ho decantati mentre tornavo a casa in macchina e vorreste vederli prima che cominci a intagliarli e lavorarli. Però io sono una brava persona nonostante tutto e quindi ora ve li faccio vedere. Questo è il pannello principale, quello che ho detto che ci darà soddisfazioni, è quello in noce recuperato dalla testata di un letto. Infatti vedete qua c'erano delle traversine inchiodate, ci sono un po' di forellini. Questo è il suo spessore, 17 mm di noce, due pannelli incollati uno sull'altro. Si vedono i segni del tempo e dei tarli che sono passati in questo legno e quindi speriamo che quando facciamo l'intaglio non salti fuori qualche magagna di troppo, ma una volta fatta la lavorazione e levigato tutta la superficie in modo da togliere tutti questi segni, secondo me avrà un'ottima resa e questo sarà il pannello principale. Se questo dovesse dar problemi con appunto tutti i tarli che ha all'interno, anzi i segni dei tarli perché i tarli non ci sono più, ho comunque l'opzione di riserva ed è un pannello incompensato che è esattamente questo qua, compensato classico da 12 mm e sicuramente come resa è un po' meno di un noce massello, ma se dovesse proprio andare male con l'altro pannello ho comunque la mia arma di riserva che è questo pannellino incompensato. E per la cornice posteriore, semplice compensatino, schienale di un mobile abbastanza morbido da 4 mm, forse 5, no 4 deve essere, e niente, questo qua farà solo da cornice posteriore quindi non deve essere una cosa di gran qualità, però questo è il pannello per il posteriore. Ricapitolando, ho scelto il font. Con quel font ho realizzato al CAD il progetto del pannello sul quale poi monterò i LED. Sono andato in magazzino da mio papà a scroccargli il legno, come avete visto. Nel frattempo ho mandato tutti i file al Davanz, così lui ha potuto fare le prove col programma per la CNC per vedere che tutto funzionasse, quanto tempo ci andava per realizzare i pannelli. Ci andrà circa una mezz'oretta, 25 minuti, 28 minuti in totale, vedremo poi. E speriamo che venga subito bene con il pannello in noce, ma nel caso rifaremo tutto sul compensato. Come vi ho detto, l'appuntamento col Davanz è la settimana prossima, ma per voi passeranno pochi secondi ed ecco il viaggio verso il Davanz. Game on ragazzi, legno caricato sulla Berta e via direzione casa del Davanz a fare il lavoro. A dopo ragazzi. Ragazzi, ci siamo quasi, Davanz è qui che lavora, io lo infastidisco e basta. Occhialini pronti perché la sicurezza viene prima di tutto. Qui abbiamo il pezzo pronto da tagliare. E game on. Molto bene ragazzi, guardate che realizzazione, con qualche piccolo intoppo che il Davanz ha
tempestivamente risolto, ma troppo buono. Guardate che resa, guardate che resa. Ragazzi, vi facciamo vedere poi come andrà a finire. Adesso andiamo a mangiarci una pizza, io il Davanz e Ila. A dopo, ragazzi. Ve l'avevo detto che quel legno ci avrebbe dato grossa soddisfazione. Io sono veramente contento della resa che sta avendo e del risultato del lavoro del Davanz, che è stato eccelso. Adesso sto andando da mio papà per incollare tutta la cornice posteriore, dargli una bella levigata per poi mettermi sotto con le saldature, i tagli del LED e finire tutto il mio lavoro, il mio operato. Speriamo in bene. Comunque, grossa soddisfazione finora. Ciao ragazzi, a dopo. Vi chiedo scusa ragazzi, so che vi sarete annoiati tantissimo a vedere tutte queste fasi, taglio, lucidatura, montaggio, delle quali non ve ne fregava assolutamente niente, avrete anche skippato per arrivare al fondo, per vedere l'unica parte che vi interessa, ovvero la resa finale di questa mia insegna al neon, e sono qui appunto per farvi vedere com'è montata sulla mia parete. Pronti? 3, 2, 1, ed ecco qui come è venuta la scritta. Secondo me è spettacolare. Per accenderla basta dire: ehi Google, accendi insegna al neon. Stupenda, secondo me è una resa stupenda. Fatemi sapere se anche a voi piace come piace a me, se non vi piace ditemelo, comunque siate civili, ma scrivetemelo nei commenti, potete mettere like, dislike, quello che volete. E ora spegnerò le luci della stanza per farvi vedere anche la resa in una stanza completamente buia, che è spettacolare. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ehi Google, accendi insegna neon. Le luci. Merda. Perché non sa, non può stare. No, ma devo scrivermi qualcosa perché sennò così non va bene. E un cazzo, non ho scelto niente perché sono una grosse. E un cazzo, non ho scelto niente perché abbiamo trovato. Oh. Abbiamo. Oh.